Blasioli, voi parlate di fallimento della giunta Masci, chiedete le dimissioni del sindaco di Pescara partendo da quello che sta accadendo sulle aree di risulta. Sì, mi sembra che sia il progetto più importante della città di Pescara, quello che ci avrebbe fatto diventare una città al passo con l'Europa, con 6 ettari di parco al centro, con vista mare, con una bonifica di 3 milioni di euro che aspettiamo da tantissimo tempo, con parcheggi silos, con un terminal bus sotto il rilevato ferroviario, un progetto che noi avevamo fortemente voluto, che loro avevano fortemente osteggiato, prima con migliaia di emendamenti al primo passaggio in consiglio comunale, poi con 5.000 osservazioni. E poi, una volta arrivati al governo della città, avevano, anche se con ritardo, sposato. Ma non è stato un matrimonio così neutro, perché lo hanno profondamente modificato. I cittadini di Pescara devono sapere questo. Questo progetto è stato reso inappetibile sui TIR e sui VAN, cioè sugli indici di bancabilità, dell'appetibilità per il mondo del mercato, per l'imprenditoria, per delle scelte che sono state fatte, che hanno aumentato l'ammontare delle opere, 5 milioni di euro sul Silos Sud, addirittura con la previsione di realizzazione di una pista da sci e di snowboard a Pescara, nell'area di risulta, 5 milioni di euro in più, 4 milioni di euro in più sull'edificio a sud, l'aumento spropositato del numero di parcheggi, 300 in più, che comporta un aumento dei costi di realizzazione e un più alto rischio che gli stessi siano realmente occupati. Questo significa non aver portato a termine un progetto che era pronto, che hanno osteggiato, poi hanno sposato e hanno gravato con fondi pubblici lasciati dal centro-sinistra della giunta D'Alfonso. Mi sembra il fallimento più plateale per la città di Pescara, mi sembra che sia proprio il caso di chiedere le dimissioni del sindaco di Pescara, mi sembra che non sia il caso di aderire alla cortina fumogena lanciata dal vero sindaco di Pescara, che è Lorenzo Sospiri, che nei giorni scorsi, per coprire il fallimento di Masci, ha lanciato l'idea di realizzazione di una sede unica della regione.